What do you got? The Holy Grail. Quindi adesso avendo aiutato il nostro amico Lester con il programmatore Norton, com'è che si chiamava? Norton. Gli abbiamo fatto esplodere la faccia, adesso lo indebito con noi e ci ha promesso un colpo. La sua idea sarebbe di rapinare una delle banche più famose di Los Santos, no, di tutta San Andreas. Lui invece preferisce, Michael preferirebbe qualcosa di più semplice, perché lui non ha bisogno di milioni e milioni, ha solo bisogno di un paio di milioni. Quindi, la proposta sarebbe tra una banca di un paesino, oppure qualche negozio. Ma lui ha bisogno di 2,5 milioni di dollari. Perciò l'idea sarebbe di rapinare una gioielleria famosa al centro di Los Santos. La squadra del sud è smantita nel nulla. C'era un tipo dell'Europa dell'Est che si muoveva bene a Liberty City, ma... Questo penso che qua stia parlando di... Nico Bellic, di GTA 4. Solo lui potrebbe rispondere a quella descrizione. Liberty City, poi. Per forza lui. Ho lavorato con qualcuno, ma è troppo imprevedibile. Dovremmo chiamare qualcun altro. Allora, entriamo in macchina. Anzitutto. Che armi ho? La pistola, come al solito. Tanto altro non mi serve. Ammazza quanto è lento a salire sulla macchina. Lester. Bip bip, tutti a suonare il clacson. I tuoi amici dell'FIB sanno che sei di nuovo in affari? Amici dell'FIB? Di chi stai parlando? Ho indagato un po'. Pare che il tuo programma di protezione dei testimoni non sia come gli altri. Oi! Ma ti pare il modo? Senza frecce, senza niente, così taglia la strada. Ovviamente Lester, essendo un hacker, ha capito tutto. Ha indagato su Michael e ha capito che... che collaboro con l'FIB, ha simulato la sua morte solo per vivere una vita tranquilla con il suo malloppo rubato durante la sua carriera in cambio di un versamento mensile di denaro sul conto di questo signorino agente. Com'è che si chiamava questa gente? Ah, non mi ricordo più. Comunque collaboro con questa gente che presto incontreremo e in cambio di un versamento lui copre ha coperto tutta la sua carriera, le ha simulato la morte, eccetera, eccetera. Ok, perciò parcheggiamo qui. Abbiamo degli occhiali particolari che ci permettono di fare delle foto. E per passare... ok, così. E dobbiamo entrare dentro la gioielleria per fotografare i sistemi di sicurezza. Vangelico. Non posso più correre. Che bel chihuahua. Non è un chihuahua. Che bel barboncino. Un barboncino? Non è un barboncino. È uno scozzese. Non riesco a capire da questa distanza che cane è. Oh, mi hai aperto la porta. Ma che gentile. Ma che gentile. Allora, passiamo alla modalità occhiali. Dobbiamo fare la foto così. Ok. E poi? Ok. Devo parlare alla commessa. Way! Devo comprare una cosuccia per la donna della mia vita. Beh, una delle donne. Che simpatico. Mi pare di lei. Che gusti ha? Economici, grazie a Dio. Non stiamo mica parlando di mia moglie. Molto simpatico, Michael. Non voglio spendere troppo, magari. 10.000 non è spendere troppo, interessante. 10.000 è decisamente spendere tanto. Perché parlare con la commessa? In che modo potrebbe aiutarmi? Per il colpo? Vado a dare un'occhiata in giro, ci penserò su e poi tornerò. Non andare via. Oppure ci ho parlato solo per non destare sospetti. Può essere. Ma grazie, bell'uomo, grazie, grazie. Molto gentile. Chiudi pure, sono già uscito. Chiudi, puoi chiudere. Puoi chiudere la porta. Ok. Adesso devo tornare alla macchina. Scusi signora. Scusi signora, non si fuma. Fa male alla salute. Quindi devo tornare in macchina. Perché gridano tutti? L'ho solo buttato via una sigaretta. Perché sono tutti così agitati? Ho solo buttato giù una sigaretta. Allora, dobbiamo girare intorno all'edificio per trovare un punto di accesso al tetto. Vediamo. Dovrebbe essere qui. Ok.
Qui, il sito di costruzione. Passiamo alla prima persona perché è molto più figa. Ok. Ancora che gridano. Ho solo fatto cadere una sigaretta a una fumatrice. Le ho salvato tecnicamente la vita. Siete così spaventati? Lì c'è un kit medico. Il punto è che non ne ho bisogno. Ladder. Scala. A pioli. La scala. Sembra più un campanile. Un campanile? Non è un campanile. No, no, non scendere, non scendere. Ho sbagliato. Qui stanno parlando di Trevor. Sono sul tetto. Wii, parkour. Parkour. Devo salire e fotografare il tetto lì, il sistema di ventilazione dei, di Vangelico. Quindi. Stanno scommettendo su come sia morto Trevor. Sorpresa, sorpresa, Trevor non è morto. Oi! Oi! Salta! Allora, devo salire qui, sul punto più elevato, e fare una foto al sistema di ventilazione. Allora, foto. Oi! No! Oddio, quanta vita ho perso! Ho perso un bordello di vita. Vediamo se riesco a saltare qui senza suicidarmi. Ok. Vediamo se riesco a saltare da qui senza suicidarmi. Sono caduto palesemente di faccia. E sono ancora vivo. Beh, una faccia di bronzo, direi. Qualcun altro che sta fumando? Tu! Giù la sigaretta! Oddio mio. È bello vedere che difendi la tua donna. Complimenti. Sei un vero uomo. Anch'io che continuo a spingere la gente. Scusi, signora. È bellissimo come cadono, come dei sacchi di patate. Avete presente i video dove le vecchiette inciampano e camminano mezzo chilometro prima di cadere? Questo è strisciato. Oddio, ho graffiato la macchina? No, a posto, però ho toccato. Signori, scusate, ma devo passare. Ho la precedenza perché sono figo. Oddio mio, ops. Ops, nulla che può causarci complicazioni. Già, sembra un sistema semplice, telecamere che inviano i dati a un server remoto. La guardia all'ingresso non vuole morire, di certo sì. Sembra una persona molto gentile la guardia all'ingresso, quindi dubito che si beccherà qualche proiettile. Solo per dei gioielli che non sono neanche suoi. Ops. Ops. Niente constatazione amichevole per te. Ok, le vetrine non sono antiproiettili, quindi le possiamo spaccare senza problemi. E dovremo colpire quando il negozio è aperto, perché durante la notte viene inserito tutto dentro le cassaforti. Adesso dobbiamo tornare all'industria tessile di Lester. Adesso sta parlando di Michael e di Franklin. Avrebbe bisogno, dice, vorrebbe inserirlo nel colpo. E dice, non è un dilettante, è un ragazzo molto dotato. E quindi lo vorrebbe mettere nel colpo, inserire nel colpo. Che bella vita, comunque. Guardare la TV tutto il giorno, guardare i film. Stavo per dire guardare la film tutti i giorni. Non stavo per dire guardare la figa, giuro. Stavo per dire guardare la film. E sente il suo figlio di 20-25 anni, fallito tra l'altro, gridare e insultare i ragazzini online. E ciò gli disturba il film, perciò. Jimmy! Che cazzo stai facendo? Niente. Ermafrodita. Vattene. Cioè, figlio che risponde in questo modo al padre, veramente una roba irrispettosa come poche. È quello che avrei fatto pure io. Piccolo coglione irrispettoso. Non puoi parlarmi così. Mamma aveva ragione. Sei fatto così e non puoi farci niente. Perché sei un grande stronzo. Allora perché non fai qualcosa? A parte startene seduto lì. Perché non mi colpisci? È questo che vuoi? Essere picchiato da tuo figlio? Sì! No! Vorrei solo che tu facessi qualcos'altro oltre a star seduto lì. Effettivamente. Un lavoro. Una rapina in banca. Qualcosa.
E invece lui sta a gridare dietro ai ragazzini di 14 anni, a insultarsi, a dare delle ermafrodite a delle persone che neanche conosce. Beh, diciamo che la community... La community di qualsiasi videogioco, insomma. Quell'età piangere per una TV rotta è un po' brutto, eh. Vorrei solo che facessimo qualcosa insieme. Tipo cosa? Una passeggiata. Giocare a pallone. Lo sai che ho le ghiandole delicate. Facciamo un giro in bici, allora. In bici? E adesso andiamo a fare un giro in bici. Perché quel... E lui si è già pentito di quello che ha fatto. Quell'icona della TV che stava... Sembrava l'icona di caricamento di Windows, cioè... Pensavo che il mio PC stesse caricando qualcosa. Non posso saltare questo... Non posso scavalcare quella ringhiera. In casa mia. In casa mia. Questa giornata sta andando così bene finché non sei arrivato tu, lo sai? Adesso dobbiamo andare a Vespucci Beach ad affittare delle biciclette per fare un giro in bici con nostro figlio. Magari perderà un po' di peso il nostro amico Jimmy. Amico, figlio. Scusate. Beh, effettivamente il figlio è anche nostro amico. Ah! Ah! Preso controllo. Come posso sviluppare una sensibilità morale quando la tua è così palesemente andata a puttana? Non esagerare. Davvero, delle persone prendono in prestito la tua... Oi! 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 Stai guidando come un psicopata. Ah, chiami tuo padre per nome. Chiudi quel forno. Penso che saremo entrambi contenti di passare... Oddio mio. Stavo leggendo i sottotitoli. Minor tempo possibile su questo veicolo. Dio, e tu pensi che io abbia problemi di apprendimento? Guardati un po' allo specchio. Sono io qualcuno, non nessun altro. Rispetto per gli altri esseri umani. No, certo, a meno che non siano tacos, sporchi ebrei, frangi culattoni. Effettivamente... Sta parlando degli insulti che utilizza lui su internet. Mi sa che forse hai qualche problema di relazione. E beh. Relazione con il mio culo, vecchio. Interessante. Io non ho ancora capito perché non lo prendi a pugni tuo figlio. Ti parla in questo modo. Ti prego, non sparare al tipo del noleggio. Posso spararli? No, davvero, io li sparo. Io li sparo. Senza pietà. Adesso prendo la bici verde perché è il colore più bello. $20 per affittare una bici. Per rubarla, semmai. Blocco maiuscolo per attivare e disattivare lo sprint. Ho già la schiena sudata, stai scherzando? Scusi, scusi. Scusi. Scusi, ma è scomodissimo tenere... È scomodissimo, scusi. È scomodissimo. Adesso stiamo facendo a gara con Sofia. Io non seguirò il percorso giallo solo perché è quello più lungo. Scusi, Sederona. Oh, culturista! Altro culturista? Beh, sono forti, quindi tecnicamente dovrebbero fermare con i loro pettorali la mia bici senza problemi. Signore, non si deve buttare. Celestia... Oh, culturista! Culturista! Oh! Scusi, scusi. Ehi, attenzione. Se state fermi, vi evito io senza problemi. Basta che state fermi. Ferma! Culturista! Oh, no, vittima collaterale. Oh, culturista, aspetta. No, no, dove stai andando? Ah, ma non sei un culturista, sei un finto culturista. Sembravi un culturista. Pardon. Non possiamo... Culturista! Oh! Ma muoiono. Oh no, è ancora vivo. Però penso che sia arrabbiato. Mi sta seguendo? No, sta scappando via. Oh, culturista. Ah! No, non era un culturista, era un finto culturista. Dov'è Jimmy, tra l'altro? Ah, il puntino blu. Oh, è bello lontano. Oh. Dobbiamo vincere noi. Solo perché non può mancarci ancora di più di rispetto. Cioè, immaginate se perdessimo. Cosa direbbe suo padre, un ragazzino così, irrispettoso? Come chiami tua mamma? Oh, questo non l'avevo già visto prima, cioè...
Direi che dovrei comprartela da solo la TV. Ovviamente sì, se la comprerà da solo, ma con la mia carta di credito. Stiamo legando, sono bei momenti. Stai prendendo un po' di grasso. Ti stai mettendo un po' in forma. Quei tatuaggi sono inguardabili. Il modo in cui ti vesti è alquanto ancora di più inguardabile. Perché non rompi le scatole a Tracy? Tracy non si fa rapire né distruggere il mio yacht. Forse perché è troppo impegnata a farsi sbattere per finire in televisione. Non parlare di tua sorella in questo modo. Mi dispiace, ma è la verità. Ed è vero che in questa giornata era tutto un piano di Jimmy per portarci fin qui alla fine. La gara era di arrivare fino al molo perché lui voleva indicare il molo, lo yacht sul quale Tracy è andata a girare, a fare conoscenza dei produttori di film porno. E quindi per scaricare alla fine tutto l'odio su sua sorella. Adesso dobbiamo raggiungere... Ah no, volevo saltare! Dio mio, vabbè. Ha quasi funzionato, dai. Premi maiuscolo per iniziare a nuotare. Ok, no, no. Maiuscolo, sali su. Inizia a nuotare velocemente. Dobbiamo nuotare fino allo yacht e salvare, tra virgolette, nostra figlia. Beh, effettivamente la salviamo da una vita che noi non vogliamo che lei viva. Libertà di scelta, sì, però... Neanch'io vorrei che mia figlia, per guadagnarsi da vivere, girasse dei film di quel genere. Perciò dovremmo fare i bravi papà e salvarle Tracy. Nuotando migliorerà andando in bicicletta, facendo sport fisico e comunque tutte le attività fisiche, triathlon, bici, nuotare, aumenterà la nostra resistenza fisica. Ovvero, se non sbaglio, avremo ancora più vita. La nostra barra della vita, vedete che è diventata rossa? Questo perché abbiamo finito la resistenza. Se continueremo a sprintare inizieremo a perdere vita. Perciò è meglio evitare. E siamo arrivati. Ed ecco Tracy, che si sta divertendo con questi cubani. Beh, quello in slip, veramente, slip e calze è una cosa inguardabile. Dai tesoro, andiamocene da qua. Papà, mi metti in imbarazzo, sono amici miei. Già, lo metti in imbarazzo, amico. Girano porno in tutta la città. L'estate scorsa la mamma ha affittato casa nostra. È una cuccia da urlo. Cioè, sua moglie ha affittato la casa per far girare un porno. Che cattiveria, la grande. Questa è tutto maschio alfa. Quello che ha appena fatto Michael. Tanta roba. Rispetto. Questa è gente seria. Adesso ci inseguiranno, ovviamente. Sono un po' arrabbiati. Inizieranno a inseguirci e a spararci. Ci inseguiranno sulle motojet. E noi dobbiamo scappare da questa gentaglia. Oddio mio. Ci stanno veramente sparando. Io voglio uccidere quello in slip, per forza. No, no, no. Non rompere. Uno è andato. Certo che l'ho ucciso. Ovvio che l'ho ucciso. Sono morti entrambi, non posso crederci. Devo andare in una specie di stretto. Ah, devo andare in quel stretto. Cosa? Li potevo uccidere? No, perché tecnicamente non uccidendoli sarebbe partito un inseguimento lunghissimo. Cioè posso risparmiarmi tutto semplicemente uccidendo quei due deficienti? Alla grande. Alla grande. Ha distrutto il mio televisore e mi ha trasferito in spiaggia con la mia... Cioè, no, hai le ghiandole che non funzionano, la pelle è sensibile, cioè... C'è qualcosa che funziona dentro di te, Jimmy. Sembra un difetto genetico. Cioè, come se tua madre avesse bevuto durante l'intera gravidanza. Ripeto, è incredibile come Tracy, nonostante l'età, sembri una cinquantenne, sessantenne. Cioè, le rughe sotto le guance, cioè, sono peggio di quelle di Michael. E ora siamo qui a goderci un sigaro. Ovviamente per recuperare... Abbiamo fatto attività sì fisica, è migliorato i polmoni. Meglio ritornare a bruciare. Ah... Dobbiamo ritornare alle vecchie abitudini, dobbiamo ritornare in equilibrio, sennò che uomo sano sarei.